l'assist Silvia, il Filadelfia. Ho temuto che tu dicessi altro quando ho detto Filadelfia. A tal proposito, noi abbiamo un amico al telefono che è il consigliere regionale Gianluca Vignale. Pronto? Pronto. Eccoci, buonasera. Tutti. Ciao Gianluca. Ciao. Che oggi c'è stata una conferenza stampa importante a proposito di Filadelfia e quindi vorremmo che tu ci facessi un po', come dire, il resoconto. Sì, oggi abbiamo comunicato come Regione Piemonte che stanzieremo 3 milioni e mezzo di euro con legge regionale che voteremo nell'assestamento di bilancio per coprire un mutuo che la Fondazione Filadelfia potrà accendere fino a 3 milioni e mezzo di euro che coprirà la Regione Piemonte. Quindi, come abbiamo già fatto con un'altra struttura sportiva che è l'impianto del ghiaccio di Pinerolo, noi copriremo le rate di mutuo che verranno accese per la realizzazione del Filadelfia. Quindi credo che assommati ai 3 milioni e mezzo che ha stanziato il Comune, oggi vi è una dotazione finanziaria complessiva di 7 milioni di euro che, unitamente al fatto che si procede nel lavoro di progettazione, è un passo avanti, io credo, significativo. Gianluca, c'è una domanda che arriva al volo da Enrico che dice: lunedì, a proposito di Filadelfia, Cairo dovrà scoprire le carte in fondazione o no? Questo non lo posso dire io, la cosa questo lo dovrà fare Cairo. Io, come ho detto in altre occasioni, la cosa fondamentale è la dotazione economica, certo anche del Torino FC, ma è altrettanto significativo il fatto dell'impegno economico per la futura gestione, perché ricordiamoci che noi abbiamo il dovere di recuperare le risorse per realizzare il Filadelfia, ma poi dovremmo fare in modo che abbia anche una capacità gestionale, quindi reggersi in piedi una volta che sarà realizzato. Però questa è ovviamente una domanda che non potete porre a me, ma al Torino FC. Allora, noi ti aspettiamo poi in studio prossimamente, proprio per ricapitolare quella che è la situazione dopo il CDA che ci sarà la prossima settimana. Sì, lunedì. Per intanto, lunedì, grazie per questo aggiornamento sulla vicenda. 3 milioni e mezzo sono garantiti, aspettiamo quelli del Comune, aspettiamo quelli del Torino, se li mettiamo tutti davvero nel calderone probabilmente il Filadelfia si fa. Direi di sì. Benissimo. Direi di sì.